Le cicogne bianche tornano a nidificare nel Vallo di Diano. È stato infatti avvistato il maschio della storica coppia di cicogna bianca che nidifica a Sala Consilina da anni. A registrarne l'arrivo un gruppo di volontari dell'associazione ATAPS Tutela Ambientale Onlus che segue da sempre la nidificazione. Anche quest'anno, dunque, il 27esimo consecutivo, le cicogne bianche sono tornate nel nido posizionato sopra un traliccio dell'Enel nella località Termini del comune di Sala Consilina. Ad arrivare per primo, come sempre, è stato l'esemplare maschio per la preparazione del nido in attesa dell'arrivo della femmina. La coppia resterà nel Vallo di Diano presumibilmente fino al prossimo mese di agosto, per poi migrare insieme ai piccoli nati verso il Sudafrica. Ogni anno la coppia di cicogna a cicogna, questo è il nome scientifico, giunge a Sala Consilina tra i mesi di marzo e aprile. La femmina depone mediamente 5-6 uova. I cicognini, a circa 85 giorni di età, abbandonano il nido e sono pronti per la migrazione verso il Sudafrica, una migrazione straordinaria di circa 10.000 chilometri, che poi vede le cicogne ritornare ogni anno a nidificare nello stesso posto e, nel caso di Sala Consilina, anche sullo stesso traliccio. Era la primavera del 96, quando alla località Termini, a poche decine di metri dal fiume Tanagro, venne avvistata per la prima volta una coppia di cicogna bianca da una squadra del Servizio di Sorveglianza Ambientale dell'Associazione ATAPS Tutela Ambientale, che da allora segue l'evento costantemente. Intorno alla nidificazione di Sala Consilina, si legge infatti sul sito dell'associazione, si è sviluppato uno studio sull'etologia di questi magnifici cavalieri alati e ogni anno si organizzano squadre di guardie ambientali che vigilano sull'incolumità delle cicogne e raccolgono dati sugli spostamenti e le loro abitudini, anche in collaborazione con il mondo venatorio.